metti l'audio di fondo però.
la Goggia si è fatta male il ginocchio. La Goggia! A rischio i mondiali. 1, 2, 3, prova. Amici appassionati della pallamano, buon pomeriggio da Siracusa, pala Pino Corso per un turno domenicale che vede di fronte la Team Network Albatro e il Cassano Magnago. Si gioca di domenica perché le due squadre sono state impegnate in settimana nei recuperi delle partite non disputate al termine della giornata di andata. Due i match giocati dai siracusani, vinti in casa lunedì scorso contro il Molteno e giorno 28 con l'importante successo a Merano, giorno 27 invece altra partita giocata dal Cassano e una vittoria importante contro il Bolzano per 35-25. Squadre già in campo, i due capitani Gianluca Vinci, vediamo, aspettiamo anche il capitano Lamendola per il Cassano, pronti insieme agli arbitri per questo match che apre il girone di ritorno per le due formazioni. Vediamo la formazione dell'Albatro con Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Grande, Lobello, Sortino, Bobicic, Molineri, Castiglio, Mizzoni, Bandiera, Burgio, Cuzzupè, Argentino e Gianluca Vinci. Il tecnico è Giuseppe Vinci. Il Cassano con Bassanese, Bortoli, Branca, Dorio, Fantinato, Iballi, Ilic, Lamendola, Mazza, Monciardini, Moretti, Possamai, Saitta e Scisci. In panchina il tecnico Davide Kolec e affiancato dal suo assistente Cristiano Bragion. Accanto a me c'è come al solito il nostro compagno di viaggio Fabio Reale. Si apre questo girone di ritorno e arriva questo turno domenicale che giunge al termine di una settimana importante per le due squadre. Due vittorie su due per l'Albatro, successo importante contro il Bolzano nel recupero anche per il Cassano. Che partita sarà? Buonasera a tutti. Intanto facciamo i complimenti all'Albatro che è riuscito a ottenere due punti su un campo molto importante. E sta attraversando un buon momento l'Albatro, così come il Cassano, ma il Cassano è fra le prime posizioni in classifica. Io penso che oggi si strema una gran bella partita. Giocheranno una squadra, ripeto, motivata per certi sensi il discorso di bassa classifica, perciò per ottenere qualche punto per scalare la classifica, e il Cassano per mantenere il suo ruolo fra le prime del campionato. Ieri intanto si sono disputate le altre partite, il pareggio tra Cingoli e Bolzano 27 pari, la vittoria del Conversano a Fondi 29-21, Bressanone batte Molteno 34-19, Trieste-Sassari una delle sorpresissime di giornata 26-25, Appiano il Pressano che ha vinto ad Appiano per 28-25, la vittoria in trasferta del Fasano a Siena per 30-25, una classifica che ha permesso al Conversano di allungare su Sassari e Siena, ieri battute 27 punti per il Conversano, Siena a 22, Sassari a 21, anche se il Sassari il prossimo 3 febbraio dovrà recuperare il match contro il Bolzano. Pressano 20, Bolzano 18, Cassano 17, Fasano 16, Bressanone 15, Trieste 14, Merano e Appiano 13 punti, Cingoli 9, Albatro 7, Fondi 6, chiude il Molteno con 2 punti. All'andata vinse il Cassano 26-17 per i Lombardi, era sicuramente una formazione quella dell'Albatro ancora in costruzione, pesavano anche tre assenze importanti, quelle di Javier Grande, il portiere Zoe Mizzoni e Gianluca Vinci, tutti e tre ai box per un infortunio. Intanto il match di oggi sarà diretto dai signori Luigi Guarini di Fasano e Giovanni Fato di Alberobello, il delegato di campo è il signor Pietro Coletta di Conversano.
Senti Fabio, questo Cassano però sin dall'inizio non si è nascosto, ricordiamo che è l'unica squadra in questo momento ad aver fermato il Conversano, proprio battendolo e dando la prima sconfitta, l'unica sconfitta in questo momento, in questa stagione, per la capolista. Eh sì, ripeto, il Cassano è una squadra molto giovane, composta da tutti i giocatori italiani, al di là di Ilicic che ha preso una cittadinanza. E si dice un gran bene di questa squadra, è l'unica che ha fermato il Conversano e vuole continuare su questa strada. Io penso che oggi ci assisteremo a una bella partita, come hai detto tu all'andata mancavano 3 giocatori dell'Albatro, ma ora ci sono anche 2 nuovi innesti. È tutta una squadra diversa rispetto al girone di andata, dove forse ha preso la più brutta sconfitta, diciamo, in termini di differenza reti. E vediamo come commenteremo un po' più in là come andrà la partita. Io spero che sia una bella, credo che sia una bella partita. E siamo ormai pronti, squadre ormai schierate in campo. Batterà il Cassano, che si presenta con una tradizionale maglia amaranto bianca, dall'altra parte in completo nero i locali, e siamo partiti. Parte subito il Cassano in avanti, ancora palla di Moretti verso il suo compagno di squadra Mazza, ancora Moretti, poi largo Moretti che detta i tempi e resta al centro per portare in avanti la sua squadra. Si incrocia adesso con Mazza, poi prende la palla ed è sua la prima conclusione in rete, il numero 10 Moretti, prima marcatura, 1-0 per il Cassano, e adesso in avanti deve rispondere l'Albatro. Queglio tira, ma Ilic ribatte, ma proprio sulle mani di Queglio che è in tuffo riporta in parità la partita, 1-1, avvio veramente scoppiettante di questo match. Adesso chiede un po' di calma il numero 10 Moretti, cerca di pensare a quale sia lo schema adesso più opportuno per ripetere l'attacco. Si spera per il Cassano vincente, e c'è un sottomano improvviso che sorprende grande del numero 85 Federico Mazza, uno dei due arrivi di quest'anno per il Cassano, 22enne, un centrale, ha vestito prima la maglia del Cologne in A1, quest'anno il passaggio a Cassano dove si sta ben comportando. Bobicic risponde, Marco Bobicic, 2 pari, un momento decisamente positivo per il montenegrino, tra i protagonisti delle 2 vittorie negli altrettanti recuperi giocati in settimana dai siracusani. E vediamo adesso la risposta del Cassano, ancora un incrocio, palla con Moretti che però perde palla, e lesto Juanpi Queglio ad impossessarsene e a segnare il vantaggio, il primo vantaggio per i siracusani. Ancora un errore in attacco per i lombardi, ancora una volta i siracusani, questa volta con Marco Bobicic, sono stati bravi ad intercettare, impadronirsi del pallone e adesso impostare una nuova azione di attacco. Sono trascorsi 2 minuti e 57 secondi, 3-2 il risultato in favore del Team Network Albatro. Cagnete si incrocia con Mizzoni, Queglio, ancora Bobicic, serve Queglio, largo per Thomas Cagnete che trova la conclusione. Thomas Cagnete, e c'è gli arbitri, uno degli arbitri che ferma, e il Cassano aveva battuto irregolarmente la palla dopo aver subito il gol di Cagnete. Tecnico Kolec dalla panchina, giovanissimo questo tecnico, origini croate per lui.
uno dei tecnici sicuramente di gran livello per il massimo campionato, e c'è l'ammonizione a Zoe Mizzoni per un fallo compiuto su Federico Mazza, primo cartellino giallo di giornata. E vediamo, riparte il Cassano, ancora Mazza per Moretti, ancora Mazza largo per il compagno di squadra che è il numero 8, Thomas Bortoli. Tira, c'è la prima parata di Javier Grande, grande protagonista in questi ultimi match giocati dall'Albatro, molte parate per il portiere italo-argentino. Ancora una volta il muro difensivo blocca l'attacco del Cassano. Bobicic, Queglio, largo per Molineri, ma è bravo in questa occasione Ilic a stoppare il tentativo di pallonetto del numero 3 siracusano. C'è adesso un fallo ancora su Mazza, e un giocatore che sta dando del filo da torcere alla difesa dei padroni di casa. Grande mobilità per il numero 85 in maglia bianco amaranto, è proprio lui che incrocia adesso di nuovo su Moretti, ancora Mazza, largo per Bortoli, perde la palla, ancora un'altra ingenuità in attacco, un Cassano che in questi primi minuti che sono trascorsi, quasi siamo a 5:50 di questo primo tempo, ha concesso un po' troppo con tre errori abbastanza gravi, due di questi hanno permesso ai siracusani di ripartire e andare a segnare. Queglio, Bobicic, Cagnete, ancora Bobicic, blocco su di lui, ribatte Mizzoni per Cagnete, Queglio, Cagnete ancora al centro, si allarga e viene ad incrociare Gianluca Vinci, intanto Cagnete, serve Queglio, blocco anche sul numero 4 e c'è la prima ammonizione anche per il Cassano, e il numero 77 Mattia Dorio, un cartellino giallo ciascuno dopo 6:40 di questo primo tempo. Ricordiamo 4-2 il risultato in favore dei locali. Bobicic, Cagnete, c'è un tocco, il tiro di Cagnete è stato toccato, quindi dall'angolo va Molineri, serve subito Queglio, Thomas Cagnete, fallo su di lui ancora di Dorio. Mizzoni dai 9 chiede distanza, si riparte, Cagnete cerca di sfondare, Bobicic tira, bravo Ilic a ribattere, ma tutto da rifare, c'era stato un fallo fischiato, siamo in passivo. Bobicic, grande tiro, è un palo incredibile che però riporta la palla tra le mani dei siracusani. Bobicic, Gianluca Vinci, ancora Bobicic, Cagnete, è stato affortunato in quest'ultima occasione il Siracusa, il tiro si è stampato sul palo, è tornato tra le mani di Queglio, e adesso c'è un fallo su Cagnete evidente, e c'è il primo 2 minuti di giornata, esce proprio Federico Mazza ed è il primo 7 metri. Vediamo che Thomas Cagnete si porta sulla linea dei 7, il gigante Ilic proverà a fermare il numero 14 in maglia nera, tutto pronto, il fischio e la rete di Cagnete che spiazza Ilic. Siamo sul 5-2, abbiamo giocato 8 minuti
e 10 di questo primo tempo. Fabio, primi 8 minuti giocati con intensità ma soprattutto con concentrazione dall'Albatro, forse qualche errore di troppo da parte del Cassano. Io penso intanto che l'Albatro sta continuando a far vedere le cose positive delle ultime due partite, alta concentrazione, difesa molto piatta e forte. Forse il Cassano non si aspettava questo Albatro, stava pensando ancora all'Albatro dell'andata, è tutta un'altra squadra con una preparazione. Non dimentichiamo che l'Albatro nel precampionato non ha fatto nessuna partita di livello per prepararsi al campionato, perciò fu la prima partita, quella contro il Cassano, di un certo livello, e l'ha pagata forse più del previsto. E intanto c'è stato il gol di Ardi Anniballi, siamo sul 5-3, vediamo Bobicic, adesso Queglio, c'è un fallo in attacco, curiosità su Ardi Anniballi, un'origine kosovare, poi è arrivato in Italia, per lui il debutto in nazionale proprio qui a Siracusa al Palaconcettolo Bello, era il novembre del 2016, una partita giocata dagli azzurri contro la Georgia, valevole per le qualificazioni agli europei, ed è adesso Anniballi al centro che cerca di registrare l'attacco dei suoi, ancora adesso scambia con Moretti ancora per Anniballi, taggo per Bortoli, Anniballi, Moretti, ancora Anniballi, cerca spazio, poi dall'angolo troppo decentrato per impensierire la porta di Javier Grande che si era già fermato sul primo palo, e dopo 10 minuti e 12 secondi ancora vantaggio un più 2 per i siracusani, 5-3. Queglio, Cagnete, ancora Queglio, Bobicic, Quampi, Queglio, Cagnete, Molineri incrocia, adesso va verso il centro, Cagnete, e viene fischiato un fallo, ha strattonato forse con eccessiva veemenza Zoe Mizzoni in attacco, l'arbitro se ne avvede, gli ha fischiato un fallo contro, Anniballi, Moretti, ma Javier Grande per un'altra parata delle sue blocca questo tentativo degli ospiti, dentro adesso Lobello, fa rifiatare proprio Mizzoni, Queglio, largo per Bobicic, Gianluca Vinci, ancora Queglio, ormai Quampi Queglio è vicinissimo a quota 100 in questo torneo, Molineri, Queglio, Cagnete, Vinci che con una girella infila la porta del Cassano e riconsegna un più 3 alla sua squadra, e c'è adesso un'altra parata di Javier Grande che blocca il tentativo di Filippo Branca. Vi dicevo che Queglio ormai è vicino a quota 100, si è presentato a questo match con 93 gol all'attivo, altri due ne ha già realizzate, siamo a 95, è il miglior marcatore dell'Albatro, dietro di lui c'è Cagnete a quota 80, vediamo Moretti che prova un sottomano ma tocca Queglio, deviazione buona per metter fuori Moretti, Anniballi, Bortoli che perde palla e c'è un eccesso, un scambio fra Gianluca Vinci e Thomas Bortoli, Thomas Bortoli che aveva subito il fallo, Gianluca Vinci che ha provato a strappargli il pallone, ma secondo giallo per l'Albatro proprio contro il numero 15 in maglia nera, e palla che resta ancora tra le mani dei Lombardi, Moretti, Anniballi,
Bortoli ancora tenta l'affondo, ma per la seconda volta da quella posizione Bortoli non riesce a sfondare, commettendo un'irregolarità. Adesso Bobicic, blocco su di lui di Iballi e Dorio. Dalla distanza l'arbitro, il signor Fato. Ripartito intanto l'Albatro, Cagnete, Queglio, ancora per Cagnete, Bobicic incrocia adesso e viene verso il centro Vinci, che poi va a riprendere la sua posizione abituale all'angolo sinistro. Queglio, Bobicic, Queglio, largo Cagnete, un tiro che viene però smorzato dal tocco di un difensore, facile per Ilic. E Moretti adesso che lancia Bortoli, e ancora un passaggio sbagliato del numero 8, Molineri si impadronisce del pallone, Queglio tira e colpisce la traversa, poi Bobicic è già dentro l'area, quindi non può tirare. Un due minuti fischiato a Gianluca Vinci, ha intercettato con il piede un passaggio verso l'angolo del Cassano. Intanto in campo vediamo anche Stefano Bassanese, 35 reti per lui all'attivo già quest'anno, e quindi c'è la prima inferiorità numerica per l'Albatro. 2 minuti a disposizione del Cassano per ricucire lo svantaggio. Iballi, ma c'è un fallo in avanti di Capitan Lamendola, mima il gesto della gomitata il signor Guarini, e quindi c'è un fallo a disposizione dell'Albatro che riparte. C'è intanto Nicolò Argentino in campo, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Queglio, Molineri, Argentino, Cagnete, prova uno spazio tra due difensori, poi viene stretto tra i due, il suo tiro non può impensierire la porta lombarda. Iballi, possa mai, ancora Iballi, largo a cercare Saitta. Moretti verso Capitan Lamendola, stretto tra Mizzoni e Bobicic. Iballi ancora largo per il numero 5 Fantinato, ma il suo tiro è fuori. Fantinato, capocannoniere del Cassano, con 58 reti segnate fino a questo momento. È rientrato intanto Gianluca Vinci. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, c'è Lobello a fare da centrale adesso in avanti, poi si incrocia, torna all'interno, Queglio, Cagnete, fallo su di lui però del numero 2 Ivan Scisci. Bobicic finta il tiro, poi prova a servire Lobello, ma tiro intercettato con il piede da Scisci, e quindi ancora 2 minuti in favore dell'Albatro, quando abbiamo giocato 17 minuti e 18 secondi di questo primo tempo. Un risultato che vede in avanti l'Albatro per 6 reti a 3. Queglio,
Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete, Queglio, Bobicic, Queglio che si alza, ma bravo Ilic a bloccare il tiro. Poi Bobicic blocca Possamai in avanti. In questi ultimi minuti Fabio si segna un po' meno, forse le difese si stanno stringendo un po' di più e stanno prendendo le misure agli attacchi avversari. Sì, forse c'è un po' di troppa precipitazione nel film. Considera che l'Albero è riuscita a non prendere gol quando erano due in meno, si è fermato sul 6-3. Ora l'Albero, che è un in più, dovrebbe almeno fare un gol, però forse c'è un po' di nervosismo, non lo so, forse le squadre stanno patendo quel 2-3 minuti di blackout. Vediamo un po' come va avanti la squadra. Bobicic, Vinci, ancora Bobicic, Cagnete, Queglio, Cagnete, Bobicic, largo per Vinci, tenta il pallonetto ma l'altissimo Ilic gli blocca la palla. E adesso sei giocatori d'attacco per la squadra di Kolec. In panchina il portiere. E c'è il time out che viene chiesto proprio a Davide Kolec. Un primo break anche per noi. Time out, ultimi secondi, time out chiamato da Davide Kolec, tecnico del Cassano. 19 minuti esatti giocati in questa prima frazione. 6-3 il risultato in favore dell'Albatro. Inferiorità numerica per il Cassano, che si porta in avanti con 6 uomini d'attacco. Sceglie l'opzione con 6 giocatori di movimento, portiere in panchina, tecnico Amaranto. Vediamo come sfrutterà questa occasione. Balli ancora per il numero 72. Scambiano ancora, viene al centro i balli per Possamai, ma tiro che viene smorzato dal muro centrale difensivo dell'Albatro. Queglio, Bobicic subisce il fallo, si rialza subito il montenegrino. Stop al tempo intanto per consentire di asciugare una parte di parquet. E Mizzoni è intanto pronto a far ripartire il gioco. Queglio, Thomas Cagnete, Bobicic che fa cenno di far girar palla al suo compagno. Queglio, Cagnete, Mizzoni, Queglio, Bobicic ancora per Queglio, una finta, un tiro che però è la posizione decentrata. Ilic blocca, bella questo servizio per il numero 30 Stefano Bassanese, e si riporta sul meno 2 il Cassano. Ortigia che non, scusate,
Siracusa che non riesce a sfruttare le superiorità numeriche, come diceva pochi istanti fa anche Fabio Reale, forse eccessiva precipitazione in qualche conclusione. Vediamo adesso Bobicic, però c'è passi del montenegrino, ancora questa volta però è il Cassano che sbaglia questa possibilità di attacco e la palla è ancora tra le mani del numero uno Javier Grande. Molineri, Queglio, Cagnete in campo, intanto Alex Castiglio, rifiata Bobicic in panchina. Cagnete, Queglio, Cagnete, Castiglio, sicuramente importante l'esperienza del numero 8 dell'Albatro nella gestione della partita. Queglio, Cagnete, fallo su di lui, fallo commesso dal numero 5 Fantinato, ma l'ammonizione tocca invece a Diballi. Vediamo che il signor Guarini mostra il cartellino proprio al numero 92, ospite. Castiglio intanto riparte da Gianluca Vinci. Cagnete, ancora Castiglio, Queglio verso Mizzoni, che è bravo a smarcarsi e a infilare Ilic sul palo più lontano. Riparte immediatamente un fallo però di Mizzoni sul numero 77 Dorio. 22-28 giocati, 7-4 risultato in favore della Team Network Albatro Siracusa. Rientra Capitan Lamendola intanto tra le file del Cassano, al centro sua posizione abituale da pivot, adesso si è un po' decentrato. Blocco difensivo intanto sui balli, proprio Lamendola che adesso batte indietro per i balli, poi verso il numero 5 ancora Fantinato. I balli, ancora Fantinato, si va in passivo, conclusione del numero 5 Amaranto, ma è bravo ancora Javier Grande ad opporsi alla nuova conclusione e consente ai suoi compagni di andarsi a ripresentare dalle parti di Ilic, provare a concludere. Vediamo quale sarà la soluzione ed è coach Peppe Vinci che ferma tutto, chiama il time out, il primo per la sua squadra, e noi ci fermiamo ancora per un brevissimo break. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Time out in favore dell'Albatro. 23 minuti e 37 secondi giocati nel primo tempo, 7-4 risultato in favore dei siracusani, che proverà adesso, dopo le nuove indicazioni del proprio tecnico, a ad attaccare e a tentare un ulteriore allungo. Parlottano Queglio e Cagnete, adesso Castiglio, Vinci, Castiglio, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Castiglio, indica anche Gianluca Vinci che incrocia al centro,
prova a trovare spazio Cagnete Queglio, che riesce a saltare più in alto del muro. Amaranto 8-4 dopo 24 minuti di gioco del primo tempo. Partita fino a questo momento quasi perfetta dell'Albatro. Cassano forse nei primi minuti ha concesso qualche errore di troppo, e così c'è un altro errore del numero 72 Possamai, che però ha subito il fallo, e quindi palla che resta tra le mani di Capitan Lamendola. Batte per i balli ancora per il numero 92 i balli. Bella questa conclusione per Lamendola, che però poi è sfortunato, schiacciando palla va a colpire la traversa della porta siracusana. Nulla di fatto, quindi ancora 8-4 quando siamo già entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questo primo tempo, che vede, credo di poter dire, meritatamente in avanti i padroni di casa, che stanno cercando di sbagliare meno, anche se non hanno saputo sfruttare le occasioni in superiorità numerica. Vediamo Cagnete adesso, ma è qua bravissimo Ilic a deviare la palla, grande parata del numero 1 del Cassano, che riparte adesso i balli verso Possamai, che subisce il fallo, un colpo credo al volto. Naturalmente involontario, ma c'è il 2 minuti che viene fischiato ai danni di Marco Bobicic, che va in panca. Si è rialzato fortunatamente Massimiliano Possamai, e nuova superiorità numerica per il Cassano, che potrà giocarsi questi 2 minuti nel miglior modo possibile per ricucire lo strappo, che in questo momento lo vede sotto di 4 reti. E c'è un fallo fischiato a Cagnete, l'arbitro ha mimato il gesto dello strattonamento. I balli largo, ma questa volta l'errore è del Cassano. Un'altra ingenuità in avanti, forse anche una comprensibile eccesso di foga per gli ospiti, che devono naturalmente recuperare, devono restare in partita nella scia dei padroni di casa, che hanno sicuramente sorpreso gli ospiti in questo primo tempo. Queglio, Cagnete, Castiglio, Cagnete, ancora Queglio, Cagnete, Castiglio, Vinci, Mizzoni, bravo a tuffarsi, ma altrettanto bravo Ilic, e non c'è il portiere, ne approfitta il numero 72 Possamai a mettere dentro la palla, che vale 5-8, meno 3 adesso per il Cassano. 27 minuti e 20, 28 minuti quasi giocati in questa prima frazione. Castiglio, Queglio, Vinci, intanto esce, rientra tra i pali Javier Grande. Queglio, largo per Cagnete, splendida questa combinazione al volo tra Queglio e Cagnete, 9-5. Gol importante, seppur in inferiorità numerica, quella per l'Albatro. Ultimi 2 minuti di gioco intanto.
vediamo proprio possa mai a scambiare con i Balli, ancora possa mai, non perdona Massimiliano possa mai, seconda rete, grande conclusione per il numero 72 del Cassano, 9-6, Queglio, Cagnete, rientra Bobicic intanto al posto di Castiglio, ancora Cagnete, Queglio, dall'altra parte del campo a tagliare per Bobicic, Vinci, ancora Bobicic, Cagnete, Queglio, punta la difesa Queglio, ma c'è un brutto fallo. Fortunatamente Quampi Queglio si è rialzato, una brutta caduta all'indietro, ma un fallo semplice. Avevamo avuto l'impressione che il signor Guarini stesse per alzare le due dita per segnalare un due minuti, ma così non è stato. Protesta infatti la panchina dell'Albatro, ma si riprende con un fallo semplice. Cagnete, Queglio che va in rete, ultimo minuto di gioco intanto in questo primo tempo, ancora un errore del Cassano che sta pagando eccessivamente questi sbagli in avanti, 10-6 per il Siracusa, 40 secondi da giocare, Siracusa che proverà a gestirli tutti fino al termine. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, corre il rischio di perdere palla, è lesto però a riappropriarsene. Queglio, largo per Molineri, Cagnete che arriva dalle retrovie, devastante Thomas Cagnete. E siamo sul più 5, questo vantaggio massimo, questo primo tempo. Ma è bravissimo il numero 5, Marco Fantinato, a rispondere con un sottomano. E finisce qui, 11-7, il risultato al termine di questo primo parziale. Un Albatro che ha probabilmente, Fabio, sorpreso questo Cassano. Cassano che abbiamo detto nei primi minuti, ma lo ha fatto purtroppo per la squadra Amaranto anche negli ultimi minuti, sbagliato troppo in avanti. Il Cassano, ripeto, ha trovato totalmente un'altra squadra di quella che è il girone di andata. L'Albatro in queste partite, avendo continuità, ha trovato la quadra, come si dice, sia in attacco che in difesa. Questa partita stanno prevalendo molto le difese. Considera che quando sia il Cassano che l'Albatro sono stati privi di un uomo, cioè circa 4 minuti, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare in superiorità numerica. Questo la dice lunga, perché le difese stanno prevalendo sugli attacchi. Il Cassano un po' più nervosetto perché non riesce a trovare varchi, con una grande difesa guidata da Bobicic, che oggi veramente in difesa sta dimostrando tutto il suo valore. E noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, linea quindi alla regia, 11-7, ricordiamo il risultato al termine del primo tempo in favore della Team Network Albatro Siracusa. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
TIM Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali TIM Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali TIM Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali TIM Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Di nuovo in diretta dal Palapino Corso di Siracusa, secondo tempo del match domenicale tra Team Network Albatro Siracusa e Cassano Magnago. 11 a 7 il risultato al termine del primo tempo in favore dei padroni di casa. Primo tempo interessante, giocato in molti frangenti anche con intensità, velocità, forse qualche errore di troppo. Un Albatro che è scesa in campo con la determinazione già messa in mostra in settimana, prima contro il Molteno e poi sul campo del Merano. Cassano che probabilmente è stato un po' sorpreso da questa veemenza dei siciliani. Adesso Lamendola e compagni dovranno provare a giocare al meglio questi secondi 30 minuti. Siamo intanto partiti. Cagnete, Bobicic, Vinci, ancora Bobicic verso Cagnete, Queglio, ancora per il numero 14 in maglia nera, Bobicic, Cagnete, Queglio, Bobicic, Pizzoni, pivot che adesso viene fuori, prende palla, scambia con Queglio, viene al centro Bobicic che ancora prova a cercare al centro Mizzoni, sbagliato però il passaggio, e bravo in ripartenza il Cassano con Gabriele Saitta ad infilare la porta di grande. E la prima rete di questo secondo tempo è proprio per gli ospiti, che adesso si riportano sul meno 3. Ricordiamo un vantaggio massimo di 5 reti per l'Albatro pochi secondi dal termine del primo tempo. Queglio, Cagnete, ma brava la difesa dell'Albatro, ma un gol fotocopia ancora per Saitta. Troppo lenti i siracusani a rientrare dopo aver sbagliato in avanti, e il Cassano in 1 minuto e 26 mette giù un parziale di 2-0 che gli consente adesso di portarsi sul 9-11. Kolec dalla panchina spinge i suoi, adesso c'è un fallo su Queglio, lo ha commesso Mazza. Queglio, gran tiro di Juan Pablo Queglio, adesso in avanti il Cassano, Moretti, bravo, tocca grande ma è sfortunato il portiere del Siracusa. Va in rete ancora il Cassano, resta a meno 2. Intanto siamo a quota 98 reti già per Juanpi Queglio, con le 5 marcature segnate fin qui oggi. Adesso è proprio lui dal centro verso Cagnete, per Bobicic, Mizzoni che però è stretto, marcato, e ancora una nuova ripartenza. Troppi errori in questo momento, infatti se ne accorge coach Vinci e richiama i suoi al time out. L'ultimo gol di Filippo Branca riporta sul meno 1, 12-11 l'Albatro. Brevissimo break per noi per questo primo time out della ripresa. Pronti a ripartire
Ovviamente coach Vinci ha richiamato i suoi ad una maggiore attenzione, a tornare ad essere concentrati, rapidi nella reazione, così come hanno fatto nel primo tempo. Un parziale di 4-1 per il Cassano in questi primi 3 minuti di gioco della ripresa. Cagnete, Queglio, ma è bravo Ilic, che poi però mette la palla tra le mani di Gianluca Vinci, che è lesto a segnare. Adesso si alzano i toni, sbaglia in questa occasione però Bortoli, e con calma Grande riparte appoggiandosi a Bobic. C'è adesso Cagnete, Queglio, Molineri, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic, Cagnete, Queglio, Cagnete a dettare i tempi al centro. Rizzoni a pivot decentrato in questo momento, Cagnete incrocia Vinci, prova a fare spazio Mizzoni, ma c'è una infrazione in avanti fischiata a Vinci, la palla passa così al Cassano. Moretti verso il numero 8 Bortoli, scambia con il suo compagno di squadra Saitta. Ancora Bortoli, Moretti incrocia, lascia la palla, ammazza poi Moretti, Bortoli ancora verso Mazza, ma ha subito nel frattempo il fallo, quindi si può ripartire. Moretti, Bortoli, si smarca il tiro ma è sfortunato, palla che schiacciata sul parquet colpisce il palo, va fuori, e quindi riparte l'Albatro. 5 minuti e 10 secondi giocati nella ripresa, 13-11 per l'Albatro. Il Cassano le ultime due occasioni d'attacco non è riuscito a concludere e ad allungare quella parziale positivo nei primi 3 minuti. Bobicic subisce fallo e quindi consente ai suoi di ripartire. Mizzoni, Bobicic, Cagnete, ancora Bobicic, scambio veloce con Cagnete, Bobicic al centro, Queglio, Cagnete, grande tiro di Thomas Cagnete che infila lo spazio buono tra i due difensori avversari. 14-11, 6 minuti e 5 giocati nel secondo tempo di questo Team Network Albatro Cassano Magnago, prima giornata di ritorno della Serie A Beretta, turno domenicale ricordiamo per gli impegni settimanali che hanno impegnato le due squadre nei rispettivi recuperi. E qui c'è un fallo di Juan Piqueglio su Moretti, si rialza dolorante alla coscia destra, ma sembra, ecco, fortunatamente riprende il suo posto il numero 10 Amaranto. Thomas Bortoli va a trovare un spazio nella difesa avversaria, prima rete di giornata per il numero 8 della squadra lombarda. Grande movimento, ci ha provato più volte durante il match, altre volte con poca fortuna perché un paio di tiri sono stampati sui pali della porta di Javier Grande. Qui un errore invece dell'Albatro, può ripartire Cassano e c'è una grande parata di Javier Grande sul tiro di Mazza. Bobicic va a cozzare contro la difesa e c'è un 7 metri
siamo agli 8 minuti di gioco di questa ripresa. Thomas e Cagnete contro Ilic. Già nel primo tempo un 7 metri era stato battuto dal numero 14 siracusano, che si ripete segnando anche il secondo e riportando sul più 3 la sua squadra. Fabio, sembra adesso che l'Albatro, dopo i primi minuti, stia cercando di ritrovare le giuste misure, i giusti tempi, soprattutto in difesa. Sì, il primo tempo non è stato in difesa, ma è stato più alto in attacco. Ha fatto un po' troppo veloce, senza ragionare, e ha preso due contropiedi. Ora qui è un fallo di gioco normale, due minuti ci possono stare. Sì, in effetti sì. Ma non è stato Bobičić, è stato Cagnete. Comunque. Va in panca però Marko Bobičić, quindi due minuti a disposizione del Cassano per giocare in superiorità numerica. Palla tra le mani di Dorio, che l'ha servita a Moretti. Adesso ancora Moretti, scambia con Thomas Bortoli. Moretti, dalla parte opposta c'è Mazza, che adesso incrocia al centro, riceve palla ancora per Bortoli, largo, bello questo passaggio, ma non se la sentono di chiudere dall'angolo. Si va in passivo, è bello questo tentativo di passaggio al centro per Mattia Dorio, che però è contrato da Juan Piqueglio, commette fallo. Adesso deve andare a chiudere il Cassano e lo fa nel miglior modo possibile con Moretti, che sorprende Javier Grande. 15-13, partita intensissima qui a Siracusa. Questa prima giornata di ritorno della Serie A Beretta sta offrendo grandi emozioni. Adesso c'è Vanoli che entra anche lui per dare il contributo in questa partita. Andato a rifiatare, abbiamo tanto Cagnete che subisce il fallo di Mazza. Andato a rifiatare Molineri, sbagliato intanto questa conclusione. Riparte il Cassano, che ricordiamo sta giocando in superiorità numerica. In panca c'è Marko Bobičić con un due minuti. Thomas Bortoli e c'è Moretti, ma Javier Grande chiude ancora la porta bianconera e consente ai suoi di riportarsi in avanti. Vediamo adesso ancora Vanoli in campo, c'è Molineri, siamo nuovamente in parità numerica. Cagnete scambia con Vanoli, Vanoli verso Queglio, ancora Fede Vanoli, ecco il numero 10 che detta i tempi, scambiando, incrociandosi con Cagnete. Adesso riceve palla proprio lui, poi prova a servire Cagnete. È stato bravo, era stato lesto Federico Mazza ad anticipare il giocatore avversario, ma sfortunato poi nel controllo. La palla sbattuta sul ginocchio e quindi la palla è di nuovo tra le mani dei siracusani. Vanoli, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Vanoli, Cagnete, Queglio. Non si trova lo spazio giusto per il tiro. Ottima la difesa del Cassano, si chiude, bisogna ricominciare. Si va in passivo e ancora un tocco con il piede dei difensori lombardi. Adesso bisogna veramente chiudere. Cagnete salta più in alto di tutti, ma il suo tiro è fuori dallo specchio della porta di Ilic. Bobičić ritrova, intanto c'è Molineri,
Molineri, Vanoli, Mizzoni, Bobicic, Cagnete e Vinci in campo per l'Albatro. Tomas Bortoli, Moretti, Mazza, ancora Bortoli, Moretti, largo, ma non se la sente il suo compagno di squadra di tirare. Gran tiro, ancora, ma c'è il time out che viene chiesto da Davide Kolec e noi ci fermiamo per un piccolissimo break. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...12:54 giocati in questo secondo tempo, risultato Team Network Albatro, Siracusa 15, Cassano Magnago 13. Time out che è stato chiesto da Kolec. Cassano che riprende in avanti, in attacco, con la palla che Dorio serve a Bortoli, scambio con i Balli, ancora Bortoli, Moretti, ancora i Balli, Bortoli è incrociato con i Balli, Balli adesso riprende palla, va punta, punta il centro della difesa avversaria, blocco di Bobicic e Mizzoni, adesso ancora un fallo sul numero 92 del Cassano, che poi sbaglia il passaggio per Moretti che stava andando verso il centro in controtempo, il numero 10 del Cassano, errore che consente alla Team Network Albatro di ripartire e andare a gestire ancora qualche secondo in avanti e provare a chiudere l'azione in proprio favore. Più due in questo momento per gli uomini di Peppe Vinci. Cagnete, Queglio, Cagnete, lo bello incrocio, Queglio, Vanoli che arriva dalle retrovie, ancora Queglio che però poi commette passi e quindi la palla è di nuovo nelle mani del Cassano. Ci prova ancora il giovanissimo Tomas Bortoli, un diciottenne che mostra sicuramente grande padronanza di gioco, sembra veramente avere l'esperienza, la maturità anche dei suoi compagni di squadra più anziani. Sta dando un notevole contributo alla sua squadra. Vediamo intanto che adesso il Cassano riprova a gestir palla con i Balli, che è bravissimo a chiudere questa difficile azione. Aveva subito un fallo ma in caduta è riuscito a resistere all'attacco, all'attacco del difensore avversario, a chiudere sul palo lontano. E adesso alla metà, 15 minuti di questo secondo tempo, il vantaggio dei padroni di casa si è ridotto ad una sola rete. Vanoli, ci pensa Federico Vanoli però con una grande conclusione sotto mano, teso, basso alla destra di Ilic. 16-14, i Balli, Fantinato, largo per Moretti, Lamendola,
ancora Fantinato, i balli, Moretti, Moretti che poi subisce il fallo strattonato probabilmente da Vanoli, che ha fermato l'attacco, ma adesso ancora bravo, ci prova ancora i balli, colpisce però il palo e riparte l'Albatro. Cagnete, Vinci, ancora Cagnete, Vanoli che viene trattenuto per un braccio da Moretti, che poi richiama il suo avversario, ma l'arbitro, signor Luigi Guarini, manda entrambi in panca per due minuti. I due numeri 10, quindi, in panchina, puniti per il primo forse per una reazione eccessiva, qualche parolina di troppo che è stata ovviamente colta dal direttore di gara, e quindi due squadre che restano in parità ma con sei uomini per parte. L'Albatro ha scelto la soluzione, essendo in attacco, dei sei uomini di movimento. Adesso è Molineri che invece torna fuori per ridare posto a Grande. Bobicic è riuscito a tener palla, ancora Queglio che però serve Cagnete. C'è stata una deviazione dall'angolo, Cagnete ha provato a lanciare al volo Queglio che però non è arrivato, colto un po' controtempo il numero 4 bianconero. 17 minuti e 20 giocati, ricordiamo entrambe le squadre giocano con sei uomini per parte. Adesso è il Cassano che sceglie la soluzione dei sei in movimento. Adesso ancora i balli, largo per uno splendido movimento del numero 72 Massimiliano Possamà, che subisce fallo. Vediamo, ci prova dall'angolo e viene richiamato un po' l'arbitro per un presunto fallo, ma tutto regolare. Poi va alla conclusione i balli, anche in questa circostanza sfortunato perché la palla tocca il palo e va fuori. Tutto orocolato per l'Albatro, che riesce a gestire ancora il più due e a tornare in avanti. Adesso squadre che tornano a giocare con sette uomini per parte. Marco Bobicic che perde questa occasione ingenuamente palla, ed è un regalo per il Cassano che manda in rete Mattia Dorio. 19 minuti di gioco, secondo tempo, 16-15 per l'Albatro. Troppa leggerezza in questa occasione, si poteva forse gestire meglio questa palla in avanti. Cassano questo secondo tempo è stato lestissimo in almeno quattro occasioni a sfruttare gli sbagli in avanti dei siracusani. Sfortunato Gianluca Vinci intanto, e c'è il pareggio di Alessio Moretti, 16 pari dopo 19 minuti e 40 secondi della ripresa. Tutto da rifare quindi per l'Albatro. Grande reazione del Cassano, che ha affidato ad un paio di ripartenze le occasioni da rete e poi ha chiuso anche
la difesa davanti alla porta di Ilic. L'albatro ha avuto qualche difficoltà e sta continuando ad avere qualche difficoltà. Non è così però per Thomas Cagnete, settima rete personale di giornata. I balli toccato da Cagnete che gli toglie palla, poi però il signor Fato fischia il fallo in favore del Cassano. Ultimi 10 minuti di gioco, 17-16 per l'albatro numero 30. Intanto in campo Bassanese, che è andato a prendere il suo posto all'angolo sinistro. Lamendola, i balli, Moretti dalle retrovie salta più in alto di tutti e infila Javier Grande. 17 pari, 21 minuti e 17 secondi. Avevamo detto in apertura, anche Fabio Reale aveva già anticipato che sarebbe stata una bella partita, così è. Le due squadre, seppur con qualche errore in molti frangenti, hanno però dimostrato di poter giocare una bella palla a mano e soprattutto essere pronte a reagire. Ed è adesso Thomas Cagnete che sembra essere salito in cattedra tra i suoi. Moretti, i balli, largo per il, c'è un 7 metri che è stato fischiato, fallo subito da Gabriele Saitta. Moretti andrà sulla linea dei 7 per tentare di riportare in parità il match, ma colpisce in pieno Javier Grande, che para sì il rigore ma lo fa sacrificando parte del viso. Adesso Moretti va sportivamente a scusarsi con Javier Grande, scuse ovviamente accettate, stretta di mano tra i due, si ricomincia. E comunque c'è un'altra parata importante per Javier Grande che consente ai suoi di restare in vantaggio di uno. Vanoli, Vinci, Cagnete, ha chiamato uno schema Thomas Cagnete, vediamo quale sarà la conclusione dei siracusani. Vanoli, Lobello incrocia Cagnete, Vanoli per Queglio che poi subisce il blocco di Ivan Scisci. Ancora Queglio, Vanoli, Thomas Cagnete, Vanoli. C'è il delegato, il commissario di campo, che ferma il gioco e invita l'arbitro ad ammonire Davide Kolec, che probabilmente eccessive le proteste del tecnico lombardo che continua ancora a discutere con il signor Coletta. Credo che lamentasse un presunto fallo subito dai suoi in avanti. Vanoli, Queglio, ancora per Vanoli, tenta la conclusione ma debole, facile la parata di Ilic. I balli, numero 5 della Cassano che tenta la conclusione ma Grande si oppone affantinato. Ancora numeri alti di parate per Javier Grande anche in questo match, Fabio. Sì, è in un periodo di forma importante Xavier.
La differenza un po' ora che l'Albatro forse sta pagando un poco anche il Tour de Force di questi giorni, hanno fatto una partita ogni tre giorni e in attacco stanno riposando Bobicic e Mizzoni, anche se Bobicic ora è ritornato in attacco. Bello, è importante il gol di quello. Bobicic che si è speso tantissimo nel primo tempo e all'inizio del secondo tempo in difesa, ma ci vuole un po' di pazienza, mentre vedo un po' di nervosismo, ecco, sia nei giocatori che anche nell'allenatore del Cassano. Questo dovrebbe essere punito per due minuti, questo atteggiamento. Ecco che ora prende, penso, è time out del Cassano. Vedo un po' di nervosismo da parte dei giocatori del Cassano. E noi ci fermiamo per qualche secondo, il break e la linea alla regia per questo time out chiesto dal Cassano. Mancano 5 minuti e 30 al termine di questa partita, 19 a 17 per l'Albatro. Time out che è stato chiesto da Kolec, squadre che adesso riprendono la posizione in campo. Ultima rete di Juan Piqueglio, che adesso è a meno 1 da quota 100. Sono 99 reti realizzate fino a questo momento dal numero 4 in maglia nera. Riparte intanto il Cassano. Fantinato, Moretti, i balli, Fantinato, Moretti, che è bravo a trovare il varco giusto per il tiro, e però va fuori per due minuti proprio Juan Pablo Cuello. Reazione eccessiva per il numero 4 bianconero. 19 a 18 per l'Albatro. 6 di movimento con Alex Castiglio al posto di Javier Grande, Cagnete, Bobicic, Cagnete, Castiglio, Cagnete, ancora Bobicic. Ovviamente, come sottolineava Fabio, reale stanchezza che si fa vedere. Bobicic, Castiglio, siamo in passivo, gran tiro di Castiglio, c'è la deviazione di Ilic. Si affida all'esperienza ovviamente dei più grandi, Peppe Vinci. Bobicic e Castiglio in campo in questo momento. Cagnete, Marco Bobicic subisce il blocco di Ivan Scisci e di Marco Fantinato. Cagnete punta la difesa, ma il suo passaggio per Gianluca Vinci è bloccato da Thomas Bortoli. Riparte i balli, sbaglia però e si impadronisce del pallone Gianluca Vinci, che va ad infilare il gol che vale ancora il più 2. Si arrabbia in panchina Davide Kolec con i suoi, un errore che purtroppo hanno pagato. Vediamo adesso ancora il Cassano in avanti, Moretti, i balli, che va a scontrarsi contro Gianluca Vinci e viene ritenuto grave il fallo del numero 15 bianconero. Va in panca Vinci, autore dell'ultima rete, e adesso il Cassano
ha l'opportunità di giocare per qualche secondo con due uomini in più. Tra un po' dovrà rientrare Queglio, che sta già scontando i suoi due minuti. Ovviamente rientrerà prima lui che Vinci. 26-48, 20-18 per l'Albatro, i balli, è rientrato Queglio intanto, quindi un solo uomo in superiorità per il Cassano. Mizzoni va a braccare i balli, ancora largo per Thomas Bortoli ed è la rete di questo interessantissimo numero 8 in maglia bianco amaranto. Si riporta sul meno 1 il Cassano. 27 minuti e 30 saranno ultimi minuti di alta intensità qui al Palapino Corso di Siracusa. Questa prima giornata di ritorno sta mostrando due squadre che stanno mettendo in campo tutto quello che hanno per portare a casa un risultato positivo, ed è il pareggio che viene segnato da Marco Fantinato. Ancora in inferiorità, ricordiamo, l'Albatro. Ultimi due minuti di gioco, 20-20 tra Albatro e Cassano, e c'è il time out chiesto da Peppe Vinci. Break e linea alla regia. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...28 minuti e 14 secondi giocati, 20-20 al Palapino Corso di Siracusa. Rimonta del Cassano, che è riuscito a riportarsi in parità. Ancora inferiorità numerica per l'Albatro, che ha fuori Gianluca Vinci. Bisognerà sfruttare al meglio questi secondi, provare a non sbagliare, non concedere ancora ripartenze agli ospiti. Cagneti, Lobello, Queglio, Bobicic. Queglio prova a gestire nel miglior modo possibile, lo fa Queglio, che serve Cagnete, ed è ancora un vantaggio per l'Albatro, e va a sfondare commettendo fallo il numero 5 Marco Fantinato. Stiamo ormai per entrare nell'ultimo minuto di gioco, è rientrato intanto Gianluca Vinci, quindi due minuti che sono trascorsi. E forse, Fabio, questo è stato un errore commesso in avanti, che potrebbe tornare veramente utile nella gestione di questo ultimo minuto di gioco. Siamo proprio al 29esimo in questo momento per l'Albatro. Guarda, come c'è stato l'errore loro di ora in attacco, prima c'è stato l'errore di quello. C'è molto nervosismo in campo, ma questo minuto vale una stagione. Questa è una partita che in questo minuto l'Albatro si gioca tutta la stagione. Sbaglia, una conclusione forse che poteva essere evitata, ma ci pensa Grande a dir di no ai balli. Poi Vinci subisce il fallo. Siamo a 20 secondi dal termine e c'è forse è andato a terra, credo,
il tecnico proprio dell'Albatro, Peppe Vinci, forse in un rientro un po' coincitato, c'è stato uno scontro con un giocatore avversario che stava cercando di ritrovare, che stava cercando di ritornare e riprendere la posizione in difesa. E intanto il cronometro è fermo a 19 secondi dal termine, partita che sta offrendo grandi emozioni. Sicuramente questa avremmo preferito tutti risparmiarcela, però vediamo che ovviamente c'è lo staff medico con Enzo Comitini che fa rialzare, grazie anche all'aiuto di Zoe Mizzoni, Peppe Vinci, che un po' stordito riprende posto sulla sedia. Anche Davide Kolec sportivamente si è andato a sincerare delle condizioni del suo collega. Un sorso d'acqua adesso per il tecnico siracusano. 19 secondi e saranno da vivere secondo per secondo. Queglio, Molineri, ancora Queglio per Vinci, largo Molineri, ancora Vinci che va a chiudere la partita e c'è la vittoria del Team Network Albatro che batte il Cassano per 22-20. Grande partita, 3 su 3 in questa settimana impossibile per l'Albatro, una squadra che ha battuto il Molteno, il Merano in trasferta e adesso il Cassano, che è sicuramente una delle squadre più attrezzate di questo campionato e che oggi ha messo ancora in mostra anche qui a Siracusa i suoi giovani, che 18enni, 19enni, 22enni insieme agli esperti sono sicuramente il futuro della pallamano italiana. Io ho detto all'inizio che l'Albatro è in splendida forma, perché sì, è vero che sono stanchi, però ha fatto sì queste tre partite di metterle in forma. È un'altra Albatro, e c'è stato tutto il campionato per lavorarci, Peppe Vinci ha lavorato bene, ha trovato la quadra e in questo momento l'entusiasmo è a mille. Io ho detto che oggi il Cassano avrebbe trovato un'altra Albatro, sta giocando molto meglio in difesa rispetto all'ultima, la partita l'ha fatto qui, questo esordio in questo palazzetto contro il Cingoli. È una squadra che, questo come ho detto verso la fine, questi due punti valgono forse l'intera stagione. 22-20 quindi, riparte con una vittoria il girone di ritorno per la Team Network Albatro, che batte un forte Cassano, dei marcatori con 9 reti Thomas Cagnete, con 6 Queglio che si ferma a meno 1, non raggiunge quota 100, poi in rete anche Gianluca Vinci con 4 marcature, una ciascuno per Mizzoni, Bobicic e Vanoli. Dall'altra parte Moretti, 6 reti per lui, poi 2 reti per Bortoli, Fantinato, Iballi, Possamai, Saitta, una marcatura per Bassanese, Branca, Dorio e Mazza. Noi ci fermiamo per qualche istante, pubblicità, e poi naturalmente ancora qui in diretta per le interviste con i protagonisti di questa partita.
22-20 per la Team Network Albatro, che ha battuto il Cassano, prima giornata di ritorno della Serie A Beretta. Davide Kovac, che è il tecnico della squadra lombarda, forse nella prima parte del match avete sbagliato un po' troppo, qualche errore concesso all'Albatro che è riuscita un po' a prendere spazio. Nel secondo tempo sicuramente avete giocato per riconquistare lo spazio perduto, poi alla fine forse stanchezza da entrambe le parti e qualche nuovo errore da parte vostra che ha permesso all'Albatro di riallungare. Sì, è esattamente così. Problema grande, come hai detto te, il primo tempo. Non puoi segnare 3 gol in 20 minuti. Se segni 3 gol in 20 minuti vuol dire che oggi non ci sei proprio, perché con tutto il dovuto rispetto, veramente oggi l'Albatro ha giocato veramente una gran partita, ma segnare 35 gol contro Bolzano per poi segnarne 3 in 20 minuti vuol dire che tu non entri in campo. I tiri Aviera ha parato, ma non gli do tanto merito ad Aviera, do molto merito ai nostri giocatori che gli tiravano praticamente la palla in pancia. Quindi avere un approccio del genere vuol dire perdere la partita, e giustamente l'abbiamo persa. Cosa cambia mentalmente tra una partita vinta, come hai ricordato tu, contro Bolzano in quel modo, in maniera convincente, con una partita approcciata in maniera sbagliata oggi? La mente, cambia la mente. Il problema grande è che l'Albatro ha vinto 2 partite adesso, aveva vinto una a Merano e poi anche qua in casa contro Molteno. Il Molteno non è una squadra debole. E cioè, tutte le avvisaglie c'erano, perché sapevamo che dovevamo venire qua e combattere per vincere questa squadra. Non l'abbiamo fatto, siamo entrati male, e questo non mi piace, perché veramente sprecare comunque 2 punti così fa male, perché poi con tutto il dovuto rispetto per Albatro ha giocato veramente una grande partita, soprattutto in difesa, ma penso che oggi siamo stati noi che abbiamo perso la partita. Cosa insegna questa sconfitta? Sarà un girone di ritorno intenso. Cassano ovviamente ha, giustamente, visto il potenziale, delle mire importanti per arrivare quanto più in alto possibile. Che insegnamento si trae da questa partita? Ma ripeto, l'insegnamento c'era secondo me già prima. 2 partite abbiamo visto che loro hanno vinto, e non puoi mai concederti di entrare così in partite contro nessuno, neanche contro una Serie A2. E si vede che noi non siamo ancora maturi da questo punto di vista, e mi fa male, perché sono anni che stiamo già giocando e non abbiamo mai sottovalutato gli avversari. Non so perché oggi è successo, e ti ripeto, con niente togliere ad Albatro, perché Albatro oggi ci ha messo in difficoltà, ma ci ha messo anche in difficoltà perché noi volevamo metterci in difficoltà. Grazie a Davide Kovac, che è il tecnico del Cassano Magnago. Vediamo di portare ai nostri microfoni Gianluca Vinci. Oggi per lui 4 le marcature, resta sicuramente l'ultima, che ha chiuso la partita a pochissimi secondi dal termine. L'avete cercata perché gli ultimi secondi in quelle condizioni, con quella tensione e nervosismo, potevano essere rischiosi da giocare, e invece è arrivato questo nuova controfuga, e sono 2 punti importanti. Sono 2 punti perché ora siamo a pari merito col Cingoli, che qualche giorno fa, no, ieri ha pareggiato in casa col Bolzano, ma ci tenevamo perché ci eravamo detti non c'è 2 senza 3, quindi dovevamo farli per forza questi 2 punti, perché adesso ci aprono un altro tipo di campionato. E adesso sabato prossimo andiamo a Conversano, Conversano è prima in classifica, ma non abbiamo paura di nessuno, veniamo da 3 partite dove vinciamo, siamo in forma, quindi ce l'andiamo a giocare. E soprattutto questa vittoria è ancora per Max Murga, che ci sta guardando da casa. Un saluto a Capitan Max, che in settimana ha subito questo intervento. Ovviamente la raccomandazione di non riposarsi troppo, perché la squadra lo aspetta e c'è bisogno di lui. Grazie a Gianluca Vinci. Cambiamo soltanto il nome di battesimo, perché restiamo in casa Vinci, ma arriva Peppe Vinci, il tecnico. Intanto, prima domanda, come ti senti? Adesso bene. Un piccolo problema è già superato, speriamo, adesso vedremo un attimino il medico. Abbiamo un buon medico in campo, quindi va bene così. Soprattutto aiuterà a superare questi momenti anche questa vittoria, che è molto importante per la tua squadra. Questa vittoria in questo modo ci ha messo dentro tanta adrenalina, e devo dire che la conseguenza di quello che abbiamo iniziato a fare dopo il periodo natalizio, dopo il Covid che hanno avuto i ragazzi ci credono a tutto quello che stiamo facendo, stanno lavorando duramente,
e credo che oggi è la dimostrazione che il lavoro paga. E soprattutto devo dire che sono stati bravi a non scomporsi nei momenti in cui erano più stanchi, tutti si sono uniti in difesa. In attacco abbiamo avuto dei momenti di annebbiamento, però che sono stati superati da quello che abbiamo fatto in difesa. Credo che sia stata una bella partita, il Cassano è una delle migliori squadre d'Italia e noi già all'andata a Cassano fu la prima partita della stagione, diciamo, tornammo a Siracusa molto demoralizzati e delusi, però quando tornammo in aereo già pensavamo che a Siracusa avremmo potuto dire la nostra, e come è stato. Il nostro campionato, non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto 3 partite di fila ma non abbiamo fatto nulla, il nostro campionato ancora è lungo, è difficile e solo se riusciremo con la testa a essere concentrati così e continuare a lavorare con questa perseveranza. Io vi dico che stamattina i ragazzi hanno fatto una seduta di allenamento perché avevano voglia di sentire il campo un po' prima, quindi li devo solamente elogiare per quello che stanno facendo e andiamo avanti così. Grazie, grazie allora coach Peppe Vinci. Ricordiamo qui a Siracusa, prima giornata di ritorno della Serie A Beretta, Team Network Albatro batte Cassano Magnago 22-20, due punti importanti per i siracusani che ora, come ricordava il tecnico, pensano già alla trasferta di Conversano e poi si tornerà in casa una settimana dopo. Grazie a quanti ci hanno seguito, una buona serata a tutti.